Agricoltori infuriati nei Paesi Bassi per via delle misure draconiane volte a ridurre drasticamente le emissioni di ossidi di azoto. Il governo olandese ha presentato venerdì i suoi obiettivi, che prevedono una forbice di riduzione tra il 70 e il 95%, una transizione inevitabile, secondo il governo, che ora dovrà reggere l'urto delle proteste dei lavoratori colpiti. Dobbiamo emettere molto meno azoto e purtroppo il settore agricolo ne emette molto. Hanno fatto molto per ridurne le emissioni, ma purtroppo non è sufficiente. Bisogna ridurre ancora. Le nuove regole porteranno a grandi sconvolgimenti nell'industria agricola multimiliardaria del paese, che con appena 17 milioni e mezzo di abitanti ha una popolazione di quasi 4 milioni di bovini, 12 di suini e 100 milioni di polli. I Paesi Bassi sono il secondo esportatore agricolo al mondo dopo gli Stati Uniti, ma ora ogni allevatore si troverà costretto a ridurre il numero di capi. I nostri associati ne hanno abbastanza, dicono che la misura è colma. Ciò significa che prepareremo azioni appropriate per chiarire in modo dignitoso che questi piani non sono accettabili. Per il momento le opzioni a disposizione degli allevatori sono piani di sostenibilità, trasferimento o cessazione delle attività. Sul tavolo ci sono oltre 24 miliardi di euro di sussidi, ma non è certo che serviranno ad ammortizzare la crisi in un settore che fattura miliardi ogni anno.